Questa ragazza ha meno di 18 anni, in verità li compie ad aprile, lei si chiama Giorgia Riggio, tu già cominci, io nel frattempo parlo di te Giorgia, perché Giorgia Riggio è nata e cresciuta a Reggio Calabria, è giovanissima ma soprattutto è di generazione, perché il papà è pizzaiolo, tra l'altro anche conosciutissimo, insomma è colui che ti ha anche insegnato tante cose insieme al papà. Tu gareggi dall'età di 6 anni, avevi 6 anni, hai fatto ben 52 concorsi, tra l'altro oggi presenti una pizza e si chiama la pizza del contadino? Sì, è una pizza del contadino appunto perché mio nonno aveva abitudine a mangiare a fine pasto della pera con un formaggio a pasta molle o gorgonzola e del miele e diceva sempre al contadino non dire quanto è buono il formaggio con le pere perché sennò se lo sarebbe tenuto lui. Eh certo. Allora mi è rimasto questo fatto, infatti diciamo una pizza di ricordi. Tu non lavori, tu studi, tu sei all'alberghiero di Formia. Formia, sì. Hai visto? Ci sono anche... ci sono i miei compagni. Ah, siete partite in pullman proprio. Sì, sì. Allora, come procedi? Procedo, allora, è una base bianca. Questo che cos'è? Questa è una crema di formaggi, gorgonzola e Philadelphia. Gorgonzola e Philadelphia. Sì. Ecco, la pera del nonno. Sì. Ovviamente fa in modo che sia anche da vedere una cosa bella. Non metto la mozzarella, metto il miele, è un miele mille fiori, giusto per non far bruciare le pere. Non è solo pizzaiola, non è solo cuoca, ma tra pochissimo scopriremo che è anche scrittrice. La completiamo quando è lo spec Silano. Ah, quindi non era finita in effetti. No, la finiamo subito. Perché tu hai fatto un libro? Sì, l'ho scritto a 13 anni appunto con nonno. A 13 anni? A 13 anni. Ma è incredibile. Giorgia Riggio, le ricette di nonno Cicillo. Sì. Le foto del nonno e dei premi che ha avuto a il nonno. Londra, il i viaggi nonno in Europa e nel mondo. Sì. Eccolo qua. Tra l'altro c'ha una faccia simpaticissima tuo nonno. E io vorrei che tu leggessi, perché abbiamo dato un'occhiata, e vorrei che leggessi un passaggio. Sì. Ecco, ti lascio qua e appunto leggimi questo. Appunto per far capire il carattere chi di era? Mio nonno. Chi era? Chi era? Bravo. Una domenica mattina, papà aveva chiesto a nonno di cucinare gli gnocchi. E non sempre le lasagne. Io invece volevo le lasagne. E ho detto a nonno di non ascoltarlo. Domenica a pranzo arrivarono le lasagne. Mi accorsi subito che papà era rimasto male, ma appena mamma le tagliò per fare le porzioni, sorpresa, erano ripiene di gnocchi. Appunto per far capire che cercava sempre di accontentare, di non portare rancore con le persone. Ti diamo questo che è la pergamena, sei piena di cose, ti aiuto. No vabbè, troviamo un po'. E soprattutto grazie.